Professor Russo Spena, dove nasce questa esperienza? Dunque, questa esperienza veramente fondamentale per l'Abruzzo, però non è nuova, poi le spiegherò meglio. Nasce da una idea di 11 professori che lavorando in Abruzzo, non necessariamente abruzzesi, però che hanno avuto molto dalla regione e hanno cercato di restituire qualcosa di quello che la regione generosamente ha dato. E allora l'idea era quella di diffondere, che è un'operazione sempre complicata, di diffondere la cultura abruzzese, che non è affatto da sottovalutare, di diffondere il più possibile, frattanto tra i cittadini della regione, ma poi anche al di fuori della regione. La questione, diciamo, non nasce così dal nulla, perché già, come ho detto anche nella presentazione, nel XIV secolo i duchi di Atri avevano già creato ad Atri proprio, avevano creato un centro di cultura molto forte con la realizzazione della prima stamperia abruzzese, stamperia a caratteri mobili, quindi proprio utilizzando per la prima volta i meccanismi di Gutenberg. L'idea dei duchi di Acquaviva era proprio quella di diffondere la cultura abruzzese con la creazione eventualmente di accademie. In realtà partecipavano all'Accademia di Napoli, l'Accademia Pontaniana. Bene, noi abbiamo ripreso questa idea, abbiamo raccolto 11 persone che sono i fondatori, ma poi abbiamo visto che il messaggio attraeva non soltanto in Italia, ma ha attratto anche la struttura europea. Molti dei nostri soci, io stesso, facciamo parte dell'Accademia delle Scienze e delle Arti Europee, che è un'accademia riconosciuta dal Parlamento Europeo. Prego, andiamo a chiudere. E con questa abbiamo realizzato una scuola di formazione e ora tutti i programmi che avevamo in mente si stanno arrivando a convergenza. Abbiamo affrontato con l'inaugurazione dell'anno accademico il tema dell'accoglienza e delle ondate migratorie e ho esposto una varietà di aspetti di questo fenomeno considerando sia i volumi, le modalità normative, i presupposti costituzionali, le realizzazioni, i limiti e le opportunità. In tutto questo l'idea che CARA, in modo particolare i CARA, cioè i centri di accoglienza per i richiedenti asilo, distribuiti soprattutto nel sud, abbiano delle condizioni di vivibilità pessime e che quindi si crei in questa fase di attesa prima del riconoscimento ai fini poi di un inserimento integrativo delle situazioni che sono intrecciate fortemente, come ci dicono vicende giudiziarie recenti, con fenomeni malavitosi, rende ancora più problematico il fatto. Dal punto di vista del merito, l'idea che ci siano dei modelli con cui il richiedente asilo venga ad essere costituito come membro di una nuova comunità sfida da un lato i modelli integrativi, dall'altro i modelli assimilativi, dall'altro i modelli separatisti. In breve, il modello integrativo prevede che ci sia una reciprocità di scambio. Il modello assimilativo che l'ospite debba del tutto conformarsi alle norme del paese ospitante. L'aspetto separatista è che si creino purtroppo dei quartieri ghetto o delle isole, delle convivenze problematiche che accelerano la difficoltà del processo. In ordine a tutto questo aspetto, una delle possibilità di considerazione, almeno per il panorama italiano, e di avere delle opportunità di scambio reciproco con i paesi da cui provengono i richiedenti asilo, perché, come è noto, dal punto di vista delle possibilità di una responsabilità europea, pare veramente difficile che l'Italia ottenga un consenso dal momento che i paesi del Nord Europa hanno chiuso in pratica le frontiere.
In Liguria, bando per l'accesso alle case popolari, e si pone come condizione l'essere residenti da almeno 10 anni. C'è chi giudica addirittura questa misura discriminatoria, chi dice invece no, è proprio questo il modo per evitare le classiche guerre tra poveri. Qual è il suo punto di vista? Ha colto bene. C'è una situazione incresciosa, che è quella di aver scatenato un confronto tra poveri sugli adempimenti e gli stessi diritti che riguardano la casa, l'occupazione, l'assistenza sanitaria, la scuola. È assolutamente ovvio che bisogna tentare di trovare un soddisfacimento equilibrato, perché non è possibile immaginare che l'emergenza del momento faccia investimenti troppo grossi trascurando gli italiani. Bisogna tentare di trovare un modo equilibrato di soddisfare a parità di condizione tutti gli aventi diritto. Recentissime inchieste giudiziarie, ma anche polemiche politiche, hanno posto l'accento finalmente su un gigantesco business dell'accoglienza. Sì, è uno degli episodi più recenti. Sicuramente il suo riferimento era a vicende come quelle di Isola Capo Rizzuto, dove nel Crotonese sono state arrestate 68 persone che coinvolgevano imprenditori, responsabili di cooperative, addetti all'accoglienza, perché con la disponibilità enorme di fondi pubblici fino a 100 milioni in 10 anni avevano accantonato, maltrattando i richiedenti asilo, fino a oltre un terzo per attività di lucro personale. In questo caso si è visto addirittura che il conflitto locale tra le 'ndrine, cioè le diverse cosche dell''Ndrangheta, si è affievolito e addirittura eliminato nell'accordo complessivo alla luce di questo grande business che, come suona un famoso detto di Roma Capitale, rende di più della droga. Tutto questo rende difficile e complesso il problema della soluzione quando interessi anche malavitosi entrano in ballo. Ultima domanda, ma a questo punto le ONG, magari con ottimi intenti, vanno a prendere i migranti, in un certo senso non alimentano essi stessi questo trasporto pericolosissimo di disperati? Sì, diciamo. Ci deve essere sempre un intervento pubblico che coordina queste iniziative. Se dei privati lo fanno con dei grandi finanziamenti alle spalle, qualcuno ha anche sollevato l'ipotesi che sia intenzionale per potersi procurare manodopera a basso costo. Io voglio sperare che non sia così, però il fatto che ci sia una intensificazione di azioni private deve essere comunque tenuto nel quadro del controllo pubblico complessivo. Beh, è una affermazione di importanza della cultura abruzzese, non solo, perché ricordo che nell'Accademia delle Scienze ci sono anche dei premi Nobel, quindi noi che siamo accademici delle scienze siamo onorati, perché è un fatto molto importante per la cultura abruzzese e non solo, però è importante perché la mente, l'organizzazione di questa Accademia delle Scienze si svolge fra L'Aquila, Teramo, quindi. Poi certo, l'Accademia delle Scienze è associata, come lei avrà visto dal comunicato uscito, all'Accademia delle Scienze Europea, che appunto è importantissima. Quindi, cosa c'è da essere orgogliosi della cultura abruzzese? Beh, intanto il solo fatto che esiste questa Accademia, che è al quarto anno, quindi che è stato oggi con una prolusione molto simpatica di chi ha introdotto il tema sui migranti, del fatto che l'Accademia, l'anno accademico con alte personalità della scienza
abruzzese si è svolto qui all'Aquila. Una produzione molto interessante, ricca anche di spunti di novità, fuori dai luoghi comuni su queste problematiche, quindi è un fatto estremamente positivo. Questo è il mio primo giorno qui all'Accademia delle Scienze e ho trovato, innanzitutto molto stimolante la prolusione del socio e molto interessante il fatto di ritrovarsi in un ambiente di intellettuali che provengono da diverse branche e quindi con questo scambio molto trasversale dei saperi, che credo che sia la ricchezza maggiore delle accademie. E anche nella società civile una maggiore interazione tra le varie discipline, la famosa interdisciplinarità, potrebbe essere utile. Certo, è sicuramente la marcia in più nell'affrontare qualunque aspetto della vita di oggi, dei problemi di tutti i tipi, sociali, di ricerca. L'interdisciplinarità anche nella ricerca, nell'università, è molto importante. Siamo qui all'Aquila, c'è una ricostruzione in corso, chiaramente il suo argomento, quel commento in materia? Allora, l'Italia è un paese molto particolare perché il grosso del patrimonio edilizio non è un patrimonio edilizio ordinario, è un patrimonio edilizio quantomeno storico, se non addirittura monumentale. E l'Aquila poi è la città delle chiese, la città dei monumenti, per cui la difficoltà di agire su questo patrimonio appunto sicuramente richiede questa interdisciplinarità di cui abbiamo parlato, cioè ci vuole lo storico, ci vuole il restauratore, ci vuole l'ingegnere, l'architetto, ci vuole un lavoro di equipe molto integrato per arrivare al successo del non solo lo strutturista o l'esperto di ingegneria sismica, ma tutte le facce e tutte le competenze che entrano in gioco in questo tipo. Al di là poi dell'aspetto meramente tecnico, ci sarebbe un tipo di interazione utile, interessante per dire ok, rifacciamo un paese ricostruito alla perfezione, un centro abitato ricostruito alla perfezione, poi però rimane vuoto e quindi questo discorso si fa sociologico, urbanistico. Il fatto delle new town, cioè il concetto delle new town, di una ricostruzione fatta al di fuori del centro originario, sicuramente è abbastanza problematico, non fa parte della nostra cultura, paesaggistica, civile e urbanistica. Cioè tutte le città italiane, dai piccoli centri alle città più grandi, sono nate spontaneamente aggregandosi intorno a un centro originario e quindi lo sradicamento è una cosa che sicuramente non può portare. Quindi diciamo un'attenzione particolare nel curare la parte storico-monumentale e poi quello che è nuovo, che si può ricostruire ex novo con le tecniche di oggi, si può fare, diciamo, si possono realizzare edifici e infrastrutture che possono resistere al terremoto senza nessun problema. Ultima domanda, a livello accademico la ricostruzione dell'Aquila è considerato un buon modello? Ci sono sicuramente degli spunti interessanti che sono stati sperimentati all'Aquila dal punto di vista tecnico. Tutto il grosso passo in avanti fatto tramite le strutture isolate alla base sismicamente, che sono la frontiera dell'ingegneria sismica nel campo delle costruzioni. E quindi da questo punto di vista sicuramente sì, ma penso anche nell'atteggiamento verso i monumenti e verso il patrimonio storico, si sia fatto bene. È un gruppo così omogeneo da un lato, perché sono tutti interessati naturalmente alla cultura e nello stesso tempo specialisti nelle loro materie e quindi ovviamente particolarmente interessante come rapporti e come scambi. Quanto è importante l'interdisciplinarietà delle scienze?
è importantissima, specialmente io credo in un'epoca in cui stiamo andando incontro ad una sempre maggiore settorializzazione delle scienze, che da una parte è necessaria o inevitabile anche per gli sviluppi della tecnologia, dall'altra parte può sembrare quasi eccessiva, perché naturalmente poi può far perdere delle visioni d'insieme. Quindi l'interdisciplinarità va proprio nel senso di far presente che ci sono sempre e ci devono essere dei campi di interesse comune per poter comprendere al meglio la propria disciplina e poi naturalmente anche quelle affini. C'è una battuta che circola: ormai è inutile laurearsi, tanto basta avere Facebook, voglio dire, si può essere medici, esperti in chimiche e quant'altro, come la vede? Analfabetismo di ritorno? Beh, in un certo senso forse sì, perché sono strumenti utilissimi e certamente hanno aiutato ad avvicinarsi anche a tanti argomenti e a tante discipline che effettivamente erano troppo lontani dalle conoscenze e dal sentire comune. Come tutte le cose non bisogna esagerare, non bisogna naturalmente quindi poi sovrapporsi invece a quelli che sono gli esperti del settore, tanto da pensare di saperne di più o di interpretare meglio. Quindi forse la scienza sta perdendo autorevolezza, viene vista come un potere tra i tanti altri. Questo non credo veramente, penso che specialmente i giovani la seguono ancora nel modo corretto, diciamo, nel complesso. Per il resto, come tutto quello che può influire naturalmente i media per come influiscono, ma non credo che sia veramente minato il sapere scientifico. Con quale spirito entra nell'Accademia delle Scienze? In punta di piedi, perché è un'organizzazione di illustri accademici, quindi mi sento onorato di essere stato scelto da questo consesso di colleghi e spero di fare bene per loro. Io mi occupo di valutazione del rischio idraulico sul territorio, mi occupo soprattutto di preannuncio degli eventi idrometeorologici estremi. Ovviamente questo è un tema che io giudico molto importante per il nostro paese, la salvaguardia dei rischi naturali. Siamo un territorio martoriato da un rischio naturale che è quello sismico, ma non va sottovalutato neanche quello idraulico. Ecco, se ne sono accorti gli abruzzesi e non solo a metà gennaio. Dal suo punto di vista, cosa bisogna fare per mettere in sicurezza il territorio? Ad esempio, ci sono gli ingegneri ambientali dell'AIPIN che suggeriscono, diciamo, una manutenzione costante affidata agli stessi agricoltori, che dice di fare grandi interventi, di investire importanti risorse, potrebbe essere una forma di welfare delle aree interne. Qual è il suo punto di vista? Allora, intanto la manutenzione del territorio è sicuramente un tema attuale, il consumo di suolo è altrettanto attuale, in realtà si dovrebbe riuscire a coniugare uno sviluppo del territorio con la salvaguardia dello stesso, realizzando opere strutturali dove non abbiamo la possibilità di investire e l'impossibilità di fare altro, e un'azione di non strutturale di preannuncio degli eventi per cercare di mettere in sicurezza prima che l'evento possa creare dei danni. Ci sono sufficienti finanziamenti in campo? Assolutamente no, purtroppo no, è una situazione endemica del nostro paese ma ormai da qualche decennio, però il tema è sicuramente attuale. Quanto ci sono costati questi mancati investimenti? Perché poi ricostruire, si sa, costa molto di più. La stima dei costi del nostro paese per ripristinare i danni dal rischio idrogeologico ammonta a qualche decina di miliardi di euro, quindi negli ultimi 5-10 anni, quindi è un costo fisso, perché poi alla fine piove sempre nello stesso modo, i fiumi non ce la fanno a sopportare le ondate di piena in maniera ricorrente. Ingenti opere idrauliche quanto sarebbero costate? Beh, sicuramente meno di qualche miliardo, però non è semplice infrastrutturare il paese dal punto di vista idraulico in maniera capillare.